Ciao a tutti! Oggi sono qua con una nuova rubrica che riguarda le novità in libreria e fumetteria. Ogni 2 mesi troverete un video in cui spulciamo assieme le ultime novità, le cose che usciranno a breve e soprattutto vi dirò che cosa ho acquistato, ho intenzione di acquistare, e che cosa invece lascerò andare. È secondo me una bella occasione per guardare assieme appunto le ultime novità, magari potete prendere spunto e scoprire che cosa uscirà prossimamente, anche se comunque tutte le uscite del mese le trovate periodicamente sul blog. Il link è qua sotto in descrizione, ma anche nelle schede, e per commentare assieme appunto queste nuove uscite. Partiamo subito con le novità di gennaio. Dunque, sono già usciti diversi libri interessanti, io ne ho già acquistati 2. Il primo, come avete visto anche nell'anteprima del video, è Storia della nostra scomparsa di Jingjing Li, edito Fazzi, al prezzo di 17 euro. Questa nuova uscita io l'attendevo tantissimo, o meglio, da quando è stata annunciata a dicembre, perché la più grande difficoltà nel cercare le novità, soprattutto per quanto riguarda i libri in Italia, è appunto scoprire con anticipo quando uscirà che cosa, perché molte volte lo si sa il giorno stesso dell'uscita. Spero che capirete quindi lo sforzo, l'enorme ricerca ogni mese per tentare di scovare appunto che cosa uscirà il mese successivo. Ma torniamo al libro. Ho deciso di acquistarlo perché affronta il tema delle comfort women. Io avevo già letto un fumetto a riguardo, ovvero Le Malerbe, edito da Bao. In questo caso non ci troviamo in Corea ma a Singapore e si ripercorre appunto la storia di questa donna che da ragazza è stata rapita e portata in uno dei campi in cui diverse ragazze appunto portate con l'inganno o proprio rapite venivano costrette a prostituirsi. Un'altra grande uscita di questo mese è Quel che affidiamo al vento di Laura Messina, edito PM, al prezzo di 17,50 euro. Io inizialmente non volevo acquistarlo, nel senso che questo mese usciva anche l'edizione tascabile di un altro romanzo di questa autrice, Tokyo Orizzontale, che mi incuriosiva decisamente di più. Però il caso ha voluto che il 20 gennaio ci fosse un evento qua a Milano, la presentazione del libro, e quindi mi sono detta dai, ci provo, vado a sentire, sono rimasta incuriosita, ho acquistato il libro, così me lo sono fatta anche dedicare. In pratica mi incuriosisce perché l'autrice vive da anni in Giappone, la storia è ambientata appunto in Giappone e ruota attorno a questa cabina telefonica scollegata che si trova immersa nella natura, ma presso cui va tantissima gente. Vanno a parlare al telefono, ad esempio con chi non c'è più, con i loro cari, sentono magari queste persone di dover togliersi un peso, di parlare con qualcuno, ma non hanno nessuno fisicamente con cui farlo. Spesso vanno in questa cabina e lasciano delle lettere, oppure nella cabina telefonica c'è un taccuino e lasciano dei pensieri, e gente da tutto il mondo vi si reca. Per quanto riguarda i manga usciti questo mese, Star Comics mi ha inviato il secondo volume dello Sfigatto, edito a un prezzo di 12 euro. Questa sarebbe la seconda parte di Vignette, ma in realtà anche il primo volume era un volume unico, nel senso che si tratta di una raccolta di storie, non c'è una vera e propria storia dall'inizio alla fine. Questo l'ho già letto, è molto molto carino, mi era piaciuto tantissimo anche il primo, è qualcosa di leggero e divertente, sono piccole storie con protagonista questo gatto rosso ciccione che è sfortunatissimo, prende il gelato e gli casca subito, va a comprarsi, che so, un panino che da lì l'immagine sembra stupenda, invece è piccolo e anche bruttino. Piccole storie quotidiane molto legate anche al cibo giapponese, alle tradizioni, ai personaggi, comunque della cultura. Alcune vignette sono ovviamente più spiritose di altre, però nel complesso è molto simpatico. E poi ovviamente non potevo farmi sfuggire il numero 7 di Blooming to You, edito J-Pop al prezzo di 6,50 euro. Ancora non l'ho letto, cavolo, lo volevo fare l'altro giorno quando ho filmato il book haul, ma non ho avuto tempo. Il numero 6 era finito proprio così, quindi mi fionderò immediatamente su questo numero 7. È una serie che mi sta piacendo tantissimo, quindi tutte le volte che esce un nuovo numero mi fiondo in fumetteria o lo ordino online, perché devo sapere come continua. Altri manga che non vedo l'ora di recuperare sono Don't Like This di Kaori Tsurutani, edito Bao nella collana Aiken, in uscita il 23 gennaio, quindi il giorno in cui sto filmando il video. Praticamente la protagonista è una
designer di videogame per social network che scopre di avere una passione per la pesca e questa sarà l'occasione, diciamo, per uscire dalla sua comfort zone. Sono molto curiosa innanzitutto perché si tratta di un volume unico, quindi secondo me è un'ottima occasione per conoscere un'autrice nuova di cui non ho letto nulla, ma appunto ho sentito parlare molto molto bene. Sembra anche una storia molto carina di una persona che appunto cerca di superare un po' i suoi limiti e poi questa cosa della pesca mi intriga, non tanto perché io sia un'appassionata di pesca, anzi, ma perché mi affascina molto il mondo marino. Sempre di Bao e sempre il 23 gennaio, oggi, è uscito Quando tutto diventò blu di Alessandro Baroncani, un fumetto che ho già visto online da diversi profili. È una storia che parla di attacchi di panico. Nonostante il tema sia, secondo me, molto affascinante e mi incuriosisca tantissimo, quello che ho letto in passato di Baroncani non mi ha mai fatto, diciamo, innamorare del suo stile, del modo in cui racconta le storie. Quindi sono combattuta perché da una parte il tema secondo me è molto attuale e interessante, mi tocca da vicino, dall'altra ho paura di non essere in linea con il modo di raccontare che ha Baroncani. Libro che non vedo l'ora di acquistare, ma non so se riuscirò ad acquistare subito perché, come avete visto, ho già ben due libri acquistati recentemente che voglio leggere, è Ogni giorno è un buongiorno di Noriko Morishita, edito Einaudi al prezzo di 16 euro. Prima non vi ho detto, il fumetto ha un prezzo di 7,90 euro, il nuovo manga della collana Aiken, mentre il fumetto di Baroncani 17 euro. Mi incuriosisce questo nuovo libro appunto di Einaudi, vabbè, ha una copertina secondo me stupenda. Non conosco di nuovo l'autore, l'ultimo anno ho scoperto diversi autori contemporanei giapponesi che mi hanno stupita, poi l'ultima uscita Einaudi che ho comprato immediatamente è stata Se i gatti scomparissero dal mondo e ne sono rimasta rapita, quindi sono decisamente molto molto curiosa. E poi dalla trama emerge che si parlerà molto della tradizione giapponese, quindi ad esempio della cerimonia del tè e vari altri rituali. Non ho voluto approfondire per non farmi spoiler, ma comunque trovate tutte le uscite correlative, trame, prezzi, eccetera, eccetera, qua sotto in descrizione. A fine mese poi usciranno ben due nuovi yaoi J-pop che cercherò di recuperare entrambi. Il primo è di Ogeretsu Tanaka, di cui ho già letto due manga, uno che mi è piaciuto tantissimo, ovvero Neon Sign Amber, l'altro invece che non è proprio il mio genere perché è too much, ovvero Yarichin Beach Club, mi sembra che si chiami, comunque una serie, e anche questo è il primo di una miniserie, credo che siano tre fumetti. Si chiama Escape Journey e uscirà il 29 gennaio, dovrebbe avere un prezzo di 6,50 euro. Una storia d'amore sofferta che mostra come due grandi amici possano essere una pessima coppia. Mi piace il tratto dell'autrice, una sua storia mi è piaciuta tanto, l'altra non mi ha convinta del tutto, quindi sono curiosa di approfondire. L'altro invece è un volume unico di Scarlett Berico, di cui penso non sia mai stato pubblicato nulla qua in Italia. Quella pubblicata da J-Pop è Jackass, il prezzo dovrebbe essere sempre sui 6,50-6,90 euro. A causa della sbadataggine della sorella, Keisuke si ritrova a indossare dei collant a scuola. Per fortuna i rapidi riflessi del suo migliore amico lo salvano dall'umiliazione pubblica, ma mentre si sta cambiando in infermeria, Keisuke scopre che l'amico gli sta fissando le gambe. Inizia così il sogno a occhi aperti di un ragazzo con i collant. Sembra una storia molto divertente, quasi frivola, però sono decisamente curiosa e soprattutto voglio supportare l'arrivo di una nuova autrice yaoi qua in Italia, di cui vorrei leggere anche altro. Carrellata di altri manga che escono a fine mese che non vedo l'ora di leggere, l'ultimo numero, ovvero il 12 di Amarsi Lasciarsi di Io Sakisaka, spero vivamente che sia l'ultimo perché io ero convinta che il 13 ad esempio di Tsubakicho fosse l'ultimo, così era stato annunciato e invece ho scoperto che esiste anche il 14. Comunque dovrebbe essere l'ultimo, edito dalla Planet al prezzo di 4,90 euro, e uscirà poi anche il numero 29 dell'Attacco dei Giganti di Hajime Isayama, sempre edito Planet al prezzo di 4,90 euro. In più uscirà il primo numero sempre della Planet di Io e Mr. Fahrenheit, storia di cui vi avevo parlato un po' di tempo fa perché sempre per la Planet era uscito il romanzo che volevo recuperare, ma aveva un prezzo non tanto accessibile per le mie tasche in quel momento, ovvero costava una ventina di euro,
Questo primo manga costa 7 euro, quindi di nuovo mi aspetto un'edizione spaziale o qualche cosa di diverso per giustificare questi soldi. Comunque mi incuriosisce perché è la storia di questo ragazzo che è omosessuale e si avvicina molto ad una sua compagna di classe che è patita degli yaoi, dei boys love. In pratica lui si accorge che questa sua amica ha una visione molto distorta della realtà dell'amore fra ragazzi, quindi secondo me è molto interessante vedere questo confronto. Passiamo ora alle novità di febbraio, continuando con i manga perché vado in ordine di uscita. Il 6 febbraio uscirà il numero 6 di Blue Flag, non vedo l'ora, infatti sono super contenta perché qua... dove sono? Qua giù, forse non li vedete. Finalmente ho tutti riuniti i volumi di Blue Flag dall'1 al 5 perché, come vi avevo già raccontato nel video delle migliori letture del 2019, Blue Flag è stato probabilmente il miglior manga che ho letto lo scorso anno. Quindi sono molto molto curiosa di leggere anche il numero 6. Uscirà per la Planet al prezzo di 4,90 euro. Il 13 febbraio uscirà poi La Confraternita degli Storici Curiosi di Jodie Taylor. Edito Corbaccio al prezzo di 18,60 euro, dovrebbe essere una lettura riguardante storia e viaggi nel tempo. Infatti, brevemente dalla trama del libro, dietro la facciata apparentemente innocua dell'Istituto di Ricerche Storiche, St. Mary, si nasconde ben altro genere di lavoro accademico, guai però a parlare di viaggi nel tempo. Dalla Londra dell'undicesimo secolo alla prima guerra mondiale, dal Cretaceo alla distruzione della biblioteca di Alessandria, una cosa è certa, ovunque vadano quelli del St. Mary scoppierà il finimondo. Le premesse sono molto molto interessanti, ma non credo che leggerò questo romanzo. Innanzitutto perché ho poco tempo a disposizione, mi incuriosisce, ma non così tanto da spingermi a leggerlo immediatamente. Nell'ultimo periodo sto facendo questo ragionamento. Se compro una novità devo essere sicura di leggerlo entro un mese. Soprattutto per quanto riguarda i libri, perché i manga faccio abbastanza in fretta, mentre per i romanzi mi ci vuole un po' più di tempo. Sempre il 13 febbraio uscirà poi Wotaku, Love is Hard for Otaku, di Fujita. Vi avevo parlato dell'anime un po' di tempo fa, quindi questo sarà sicuramente un manga che io il 13 febbraio acquisterò perché sono curiosissima, nonostante il prezzo di nuovo sia folle, 8,90 euro per la Planet. In pratica lei è una patita di nuovo di boys love, lui invece, se non sbaglio, di videogames. Praticamente dovrebbero essere due vecchi compagni di scuola che si incontrano dopo tanto tempo a lavoro e quindi tutti e due hanno tra virgolette un segreto. Dovrebbe essere un manga spiritoso barra sentimentale che appunto mi incuriosisce molto perché ancora non sono riuscita a vedere l'anime, soltanto qualche spezzone, ma mi incuriosiva particolarmente. Sempre per quanto riguarda la collana Aiken, uscirà per Bao Nuvole Bianche di Isai Waoka, autrice che abbiamo già conosciuto con Dosei Mansion e Fiori di Biscotto. Questa è un'altra raccolta di storie che uscirà a febbraio, ancora non si sa la data precisa, prezzo di copertina 7,90 euro. Mi incuriosisce, però non sarà fra le mie priorità, perché Dosei Mansion mi sta piacendo tantissimo, ma ad esempio Fiori di Biscotto non mi ha convinta al 100%. Io ho paura che nelle raccolte di racconti si perda un po' la poesia, la magia che mi attira e mi incuriosisce di questa autrice. Il 20 febbraio uscirà poi Bastava chiedere, 10 storie di femminismo quotidiano. Il prezzo è di 18 euro, vi leggo brevemente quanto riportato. Conosci la scena, sei tornata dal lavoro, hai fatto la spesa, stai preparando la cena e nel frattempo pensi a quando pagare l'affitto, chiamare l'idraulico, prendere la pillola, finire quella email di lavoro, controllare che i tuoi figli, se li hai, abbiano fatto i compiti, prenotare il dentista per loro. Tutto questo mentre il tuo compagno ti chiede se per caso sai dove sono finite le sue scarpe. Sembra una storia veramente molto carina, ma anche in questo caso non sarà fra le mie priorità. Ci tenevo però a segnalarvelo perché fra le uscite di febbraio, secondo me, è decisamente una delle più interessanti. A fine mese troveremo un fumetto che non vedo davvero l'ora di leggere, ovvero Miss Okuzai di Inako Sugiura. Edito Dainit al prezzo di 24,90 euro, dovrebbe trattarsi di un volume unico che tratta appunto la storia di una delle quattro figlie di Okuzai. Si ripercorrerà quindi il periodo che ha portato al massimo splendore l'ukiyo-e. Ultimo titolo che voglio citarvi, che uscirà a febbraio, ancora non c'è una data precisa, è il graphic novel su Stephen Hawking.
di Tobau al prezzo di 23 euro, di Leland Myrick e Jim Ottaviani, ripercorre appunto gli eventi più simbolici e significativi della vita di questo grande scienziato. Mi incuriosisce parecchio perché in realtà conosco pochissimo di Hawking, però allo stesso tempo, proprio perché ne conosco così poco, ho paura che non saprei apprezzare appieno il fumetto, quindi non rientrerà fra le mie priorità. Per quanto riguarda i romanzi, sì, ho fatto molta fatica a trovare che cosa uscirà e trovate comunque tutte le principali uscite, come vi dicevo, qua sotto in descrizione. Nulla di particolarmente entusiasmante per quelli che sono i miei gusti. Non c'è nulla che andrei a recuperare immediatamente in libreria. Fatemi sapere se ci sono invece per voi delle altre uscite interessanti, se state aspettando come me i libri e i fumetti che vi ho citato. Qua sotto nei commenti fatemi sapere anche se l'idea di questa nuova rubrica vi piace. E nulla, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!